Siamo comunque le tamponi allenatore di Giovanissimo Portorotondo che hanno vinto qui a Nuoro contro la Polisport. Innanzitutto facevo i complimenti a lei, mister, alla squadra per come avete giocato a calcio. Una vittoria meritata, frutto insomma di un collettivo che, nel quale ciascuno si mette a disposizione degli altri, no? Sì, abbiamo disputato una buona partita contro una buona squadra del girone che occupa le prime posizioni in classifica. Abbiamo sempre cercato di giocare la palla, pur non essendo abituati a giocare sullo sterrato, in quanto noi ci alleniamo tutta la settimana e giochiamo nel campo in sintetico. È da quando sono arrivato quest'anno al Portorotondo che predico di fare un bel calcio propositivo, senza buttare mai via la palla, cercando di insegnare i fondamentali più importanti ai ragazzi che poi gli serve per il proseguo della carriera. Ecco, lei che abbiamo sentito che durante la gara chiedeva sempre di accorciare, no? Di avere una squadra sempre corta, in modo tale che poi ci siano più opzioni di gioco. Sì, abbiamo giocato con il 4-3-3, per giocare con questo modulo bisogna essere corti e aggressivi e bisogna difendere in 11, compreso il portiere, e cercare di attaccare con più uomini possibili. Quando la palla ce l'ha la squadra avversaria dobbiamo cercare di recuperarla al più presto, quindi soprattutto ai miei attaccanti dico di pressare alto e loro diventano i primi difensori. Ecco, mister, lei è anche responsabile del settore giovanile, come vede il calcio giovanile in Gallura? Ma secondo me siamo indietro, c'è bisogno di tecnici qualificati, ancor meglio se hanno un passato calcistico. Non è primario avere un passato calcistico, però se si ha anche quello è ancora meglio. Bisogna inculcare ai ragazzi la cultura del lavoro, dell'allenamento, che ci si migliora giorno dopo giorno, e la partita per loro deve essere un divertimento. Io ai miei ragazzi dico sempre che se alla fine della partita ci siamo divertiti vuol dire che abbiamo giocato bene, e il più delle volte il risultato ci ha riso. Certo, una valutazione sul girone delle squadre che avete incontrato. Insomma, la settimana scorsa avete vinto con la Puglia Frutti, che è prima in classifica. Quali sono quelle che insomma vi hanno sorpreso dal punto di vista del gioco? Ma poi la classifica è innegabile, parla chiaro. La Puglia Frutti è una buona squadra, il Budoni stesso. Mi ha deluso molto il Siniscola, perché per le potenzialità che aveva poteva essere molto, molto più in alto, però non conosco magari le problematiche che può avere avuto l'allenatore durante tutto l'anno, però visti i singoli giocatori secondo me potevano fare molto di più. Benissimo, mister, noi ringraziamo, facciamo complimenti ancora lì al Portorotondo per questa vittoria di oggi, per il campionato, per le giovanili, e facciamo anche complimenti alla prima squadra che è tornata nel campionato di promozione, quindi ce l'ha l'anno prossimo spazio per tanti fuoriquota che stanno crescendo. Certo, infatti dobbiamo lavorare bene nel settore giovanile appunto per quello. Quest'anno giocava solo un fuoriquota in prima categoria, dal prossimo anno invece saranno 4 e saranno quasi obbligatori 10 fuoriquota in distinta. Secondo me i ragazzi giovani, bravi, validi dovrebbero giocare a prescindere dall'essere fuori quota. Grazie ancora, mister. Prego.